È un piacere, io ringrazio l'invito, ma è sicuramente un contraccambiare doveroso, visto l'impegno e vista la propensione di Andreola che ha avuto e l'attenzione che ha nei nostri confronti, quindi sono ben felice di essere qua. La cosa bella è che è un rapporto nato dalla richiesta di Andreola e quindi per noi questo vuol dire che quando un nostro fornitore, cliente o comunque partner ci cerca, vuol dire che ci tiene a noi, quindi noi siamo ancora più orgogliosi di avere delle partnership del genere. Con Andreola ormai va avanti da anni e siamo veramente orgogliosi di questo rapporto perché è un rapporto di qualità e quindi, come tutte le cose fatte per bene, ci vuole qualità e quindi anche un autodromo che ha un prestigio nel mondo e così via, sposarsi con un'azienda che fa qualità per noi è un messaggio molto forte. Tutto quello che te fai nel nostro mondo del motorsport è che spesso alle persone, così come a voi nella produzione del vino forse, sembra abbastanza banale. Il vino, no? Come si fa il vino, uno se lo immagina. Poi dopo però quando entri nel particolare devi stare attento a tantissimi fattori, perché un fattore che anche minimo ma che non rispetta certi canoni può cambiarti completamente sia la prestazione sia la qualità del prodotto. Per cui io credo veramente molto in questo paragone qui. Quando c'hai un'eccellenza e vuoi continuare a mantenere l'eccellenza devi essere sempre al limite e quindi devi essere in grado di capire qual è il limite che ti può dare o il tuo mezzo o in questo caso il tuo vigneto. Questa è l'ultima sfida che siamo presi. Ci siamo candidati per fare un torneo ATP 250 in erba la settimana prima di Wimbledon. Siamo in attesa del giudizio finale da parte di ATP per assegnazione, però siamo molto fiduciosi perché fare un campo centrale sulla linea di partenza dove facciamo il Gran Premio, in circuito, con tanti campi, poi nel pad e così via, sicuramente a livello, per noi vuol dire mandare il messaggio che un autodromo è polivalente e si può fare di tutto. Per il mondo del tennis ugualmente, cioè che il tennis può andare dappertutto e per tutti comunque è un momento di comunicazione molto alto perché comunque fare un torneo ATP in un autodromo ancora nessuno ci aveva pensato. Quindi siamo abbastanza orgogliosi di questo. Andiamo con il primo. Cin. Cin.